Vincente chi è? Il presidente del Pisa. Ma. Buongiorno di nuovo Fabio Petroni. Buongiorno. Perché lei ha ideato il primo football college. Sbaglio? No. Ecco, questa idea da dove le viene? Come viene fuori? Poi vediamo il servizio di Franco Vatone ovviamente. No, viene da un lungo lavoro in Gran Bretagna. Sì. E quindi 4 anni e mezzo fa incominciai a pensare al fatto di realizzare un college del calcio in Italia. E tra tutte le location possibili conoscevo per motivi di lavoro la città di Pisa e abbiamo ritenuto che Pisa potesse essere proprio il luogo ideale per un football college, considerando la presenza universitaria molto forte, 55.000 studenti, e quindi in sintonia con il rettore Augello dell'università e col sindaco di Pisa, abbiamo lanciato questa idea del football college che è legata alla squadra di calcio, ma in modo diciamo più molto più forte alla città di Pisa. Marzia, poi c'è tutta un'idea di avvicinare il calcio in realtà allo studio, cioè usare il calcio per arrivare a far studiare di più i ragazzi. Di studio. Io ti consiglierei di andare in servizio per capire veramente di che cosa. Vediamo un attimo appunto quello che ci racconta Franco Fatone e poi ne parliamo con il presidente del Pisa, vediamo. Pisa è quest'anno città europea dello sport, ma anche cittadella dello studio con le sue università di fama internazionale, prima fra tutte la Normale. Ed è qui che è nato il Football College. Bravi, complimenti. Vittoria importante oggi. La scuola di calcio in inglese, guidata da campioni quale Gennaro Gattuso e Alessandro Birindelli. Si rivolge a ragazzi dagli 11 ai 18 anni, desiderosi di un percorso formativo che abbina la passione per il calcio a quella dell'istruzione scolastica nelle scuole della città di Pisa. Un progetto unico, di eccellenza, primo in Italia, che prevede l'accoglienza di ragazzi in famiglie del luogo. Qui si scopre familiarità e condivisione. Poi la frequenza obbligatoria in scuole di primo o secondo grado, la conoscenza. Entrando nel football college si fa parte di una squadra dove l'obiettivo è prima di tutto diventare un campione di vita, portatore sano di valori quali la lealtà, il rispetto verso gli altri e il senso civico. Ma campione si nasce o si diventa? Un po' si nasce, un po' si diventa, ma sicuramente si può diventare uomini migliori attraverso i valori dello sport, e questo a prescindere da quello che i ragazzi arriveranno a fare sul piano tecnico, però sicuramente sul piano umano, sul piano dei valori, sicuramente li arricchiremo. One touch, boys, one touch. Qui si assicura anche una scrupolosa organizzazione del tempo libero, studio e sport, per i quali serve stesso coraggio ed entusiasmo. Alla fine del percorso vedere se c'è stata una crescita e vedere se continuare sia nello sport da professionisti o nello studio. Attraverso lo sport, attraverso i nostri tecnici, attraverso i professori a scuola e attraverso i genitori a casa, ecco, accompagnare la crescita di questi ragazzi attraverso questi valori etici, morali, sportivi. Alle partite di calcio si affiancano corsi in aula dove si insegnano valori fondamentali quali il rispetto e l'educazione. Rispetto dell'allenatore quando si va a fare allenamento, rispetto del professore quando siamo a scuola, rispetto di chi ogni giorno pulisce gli ambienti dove viviamo. Che caratteristiche deve avere un ragazzo per essere ammesso al football college? Deve avere una voglia di studiare pari alla passione per il calcio, perché quello che non sarà consentito è che si possa frequentare il football college, che sarà tutto esclusivamente in inglese, e quindi si faciliterà l'apprendimento della lingua inglese senza studiare. Per informazioni o per iscriversi, questi contatti, sito internet www.acpisa.com, college@acpisa.com, oppure telefonare al numero 050 555 930, oppure inviare un fax allo 050 80 59 600. Un abbraccio a tutti, ciao.
Allora Fabio, qui abbiamo sorriso quando a un certo punto hai detto Gattuso. Abbiamo visto Gattuso intanto, Caldo Cazzullo diceva, come sarebbe a dire? È lui. No, vabbè, perché Gattuso è sacro, perché ho seguito per il Corriere la spedizione in Germania 2006, lui era l'anima di quella squadra, entrò nella seconda partita con gli Stati Uniti, aveva una lacerazione al muscolo, stava malissimo, entrò in campo dopo l'espulsione di De Rossi, prese in mano la squadra e con la sua energia, con la sua simpatia, con la sua forza morale e fisica è stato una delle anime che ci ha regalato l'ultima grande soddisfazione. Poi i due mondiali successivi sono andati malissimo, non sono andati granché bene, infatti fa bene al cuore. Esatto. Beh, fa bene al cuore. La stessa energia la sta imponendo al team di Pisa. Al team di Pisa. Siete fortunati. Lei diceva, Fabio a un certo punto ha detto, dice, comunque guardate, prima del calcio dovete studiare, quindi questo incontro, no, fra il calcio che va incontro allo studio, anche all'università. Però mi chiedo, le famiglie per esempio, abbiamo dato appunto degli indirizzi che vengono da fuori, ragazzi che vogliono partecipare, che non sono di Pisa, possono farlo e come? Certo. Allora, vorrei prima riagganciarmi innanzitutto ringraziarvi per la partecipazione a questa trasmissione che davvero in una Italia un po' prostrata dà un raggio di speranza, dà dei segnali positivi di cui vi è gran bisogno. L'altro aspetto importante che si ricollega a questa iniziativa è quello dei valori e quello che si diceva riguardo ai caduti della Prima Guerra Mondiale, facciamo bene a riscoprirlo. E in altri paesi, questa è, per esempio in Gran Bretagna, questa è una tradizione, nel mese di novembre milioni di cittadini e britannici girano con il papavero rosso in ricordo dei caduti e c'è una cultura dei caduti e che secondo me noi dobbiamo un po' riscoprire. Dico questo perché se noi esaminiamo oggi la situazione della nostra gioventù, vediamo che, io dico purtroppo dal mio punto di vista, la crisi della politica, delle ideologie, anche un certo decadentismo culturale, lasciano a questi giovani un senso di vuoto che diciamo oggi il calcio riempie, nel senso oggi la lingua universale di questi ragazzi è il calcio. Allora da questo è nata l'idea, come valorizzare idea. Sotto il profilo culturale questa forza, questa vista attrattiva del calcio per portare i giovani invece anche ad impegnarsi su altri settori. Da qui nasce l'idea del Football College, il fatto appunto di attrarre dei ragazzi che vogliono giocare a calcio, mettersi in mostra a Pisa, che è una piazza interessante perché molte squadre di categorie superiori vengono a vedere i ragazzi che giocano nel Pisa, c'erano molti scambi, quindi un ragazzo bravo che gioca a Reggio Calabria o in un paesino della Puglia o dell'Abruzzo viene a Pisa, se è bravo può mettersi in mostra. Però questo deve essere accompagnato da un percorso di tutoraggio scolastico e di impegno scolastico e culturale. Da qui una scuola calcio tutta in inglese, valorizzando appunto l'esperienza di Birindelli e di Gattuso in Scozia, e quindi tutti i preparatori atletici saranno persone bilingue, e scuola in inglese nei due giorni in cui non si fanno gli allenamenti, e poi rendimento scolastico che deve essere adeguato alle potenzialità di ogni ragazzo. E vanno nei licei pubblici e vanno di Pisa. Nei licei e nelle scuole medie pubbliche di Pisa, che sono ottime, con la prospettiva anche di inserirsi in un mondo universitario, quello pisano, che nella tradizione culturale del paese è all'avanguardia. Se guardiamo i ranking internazionali, la Normale di Pisa è la prima università italiana nel mondo. E i ragazzi che vengono da fuori, dalle altre parti d'Italia, invece saranno ospitati in famiglia, saranno quindi un college diffuso. Saranno ospitati in famiglia, col discorso del college diffuso, e qui, ecco, mutuando quello che avviene in luoghi tipo Cambridge, Oxford, per citare i più prestigiosi, ma tanti altri in Europa. E quindi sono previste in famiglia borse pisane. Di studio? Anche. Sono previste borse di studio. Noi abbiamo già raccolto 10 borse di studio, perché il costo di questa iniziativa è per i residenti di 300 euro al mese, per i non residenti è di 1200 euro, però noi abbiamo già 10 borse di studio e quindi sono previsti già i primi 5 appuntamenti. Il primo parte a Matera il 26 di aprile, di dimostrazione, di presentazione del college, di prova pratica sia di calcio. Cioè faranno un tour nelle città italiane per presentarlo. Vorremmo fare un tour in ogni provincia italiana.
Per questo noi lanciamo un appello sia agli imprenditori che vogliono sostenere questa iniziativa con borse di studio, sia agli amanti del calcio. Ci sono stati molti campioni e giocatori di calcio che si sono avvicinati a noi e sono interessati a questa iniziativa, proprio per valorizzare questo connubio tra calcio e cultura. Hai capito? Anche altra realtà. Guardate che adesso qui c'è un esempio invece.